Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitcher, bentrovati in Enter the Gungeon. Andiamo a caso? Andiamo a caso, sto girato dall'altra parte. Ah! L'evasa? Ma sì, dai. Credo abbia fatto l'ultima puntata, l'evasa, ma vabbè, fa lo stesso. Buongiorno, Blockner. Ne abbiamo parlato, abbiamo già parlato con Blockner, no? Ho avuto pietà di Manuel. Manuel, fanculo. La vendetta ha un sapore squisito. Allora, abbiamo il Patriot che costa troppo, razzo telecomandato da 15, l'attacco aereo da 6. Andiamo per vedere un po' di qua intanto cosa c'è invece qui. E niente. E stiamo imparando, sto imparando, poi adesso vi spiego appena ho capito che cosa potrebbe essere interessante. Ah, certo, la borsetta a cuore. Tutto ciò che è una vita qua mi può essere particolarmente utile, quindi ok, va bene, abbiamo preso l'oggetto. Dicevo, sto imparando. E perché sto imparando? In che senso? Ho guardato qualche video, finalmente, e ho deciso di non essere più in uno spoiler mode, e ho imparato qualche cosina, tipo, mi sono reso conto che in compenso, a parte che devo cambiare arma, in confronto a quello che faccio di solito, devo cominciare a trovare un pochino più di stanze segrete. Non ho ancora ben capito proprio bene come funzioni la cosa, ma piano piano sto iniziando a capire. Adesso vedremo se ho imparato. Non è comunque facilissimo trovarlo, e poi comunque bisogna avere dei blank, quindi potrebbe essere come una mia nuova tattica, ad esempio quella di tenermi dei blank se è possibile, e poterlo usare alla fine della stanza per trovare la stanza segreta, oppure ancora più sensato, forse ben più sensato, invece andare a fine stanza al negozio, se ho ancora dei soldi, andare a prendere un blank prima però di aver controllato di aver trovato una stanza segreta, questo senza ombra di dubbio. Prima trovo la stanza, se la trovo allora mi compro il blank, altrimenti no. E perché le stanze segrete hanno un sacco di cose molto interessanti, quindi sarebbe il caso di cominciare a cercarle. Questo è un casino perché adesso colpisce quel barile. No, non ha colpito. Va bene, lo colpiamo noi. Ho paura di queste cose. Ok. E opa. Andiamo. Quindi, stanze segrete, un attimino di più. Devo capire, non ho ancora una cosa che non sono. Per cui non sono ancora proprio allenato. Capire bene quali sono le stanze. Porca miseria, quali sono le stanze da se le armi da svuota stanze, e quali sono le armi da boss. Non ho ancora bene in chiaro il meccanismo, oppure non ho la confidenza con le armi da poter dire vabbè, questa è rinomato, è risaputo, rinomato non c'entra un cazzo in questo caso, è risaputo che sia un pulisci stanze, questa è risaputo che sia un'arma da boss e così via. Quindi devo piano piano cercare di capire velocemente quali armi sono, la qualità delle armi più che il danno. Ok, una chiave in più non fa male. E di qua è la via per il negozio. No, assolutamente no. A quanto pare qui è il boss. Siamo di qua allora. Poi, cos'altro? Devo risolvere il mio atavico problema dei momenti paranoia, dei brain fart, delle scoregge del cervello nel quale proprio mi ecco, ad esempio quando succede così di solito vado in paranoia e prendo 10 danni di vita. Ecco, devo smettere di avere questi problemi. Se prendo un danno, l'ho preso, amen, e fa lo stesso, non è un problema, non si muore e andiamo avanti così. Cosa dobbiamo farci? Ormai lo hai preso e quindi la vita va avanti. Ecco, questa è una cosa che adesso, finché ero in The Binding of Isaac e basta, era un problema, ma era un problema limitato, perché comunque, aspetta, non sia il fenomeno della vita, ma la mia abilità comunque mi permetteva di comunque vincere le run senza grossi problemi, mi permette tuttora di vincere le run senza grossi problemi. Invece, porca di quella miseria, invece
In Enter the Gungeon non ho ancora l'abilità necessaria per poter fare questo genere di cose, avere un momento di brain fart e poi comunque portarla a casa. Quindi devo migliorare. Il peperoncino del Gungeon non è male, ma non è proprio per questa spesa, diciamo, non è la cosa più furba da fare. Qua non ci sono, c'è un blank e abbiamo un cuore lì a disposizione per la modica cifra di 30, ok. Siamo quasi a secco di munizioni, quindi mi piacerebbe non doverlo usare. Non dover andare a comprare quel mezzo cuore, ma ho fatto due vaccate. Speriamo in bene, andiamo avanti, va. Cosa mi rappresenta questa stanza? Oh. Signor. Ok, non ho un grosso problema al momento. Questo può diventarlo. Niente cariche? Niente? Vabbè, io ci ho sperato. Ricarichiamo per il dubbio e assolutamente andiamo ad aprire questa cassa. Che è? Cos'è? Un holster? L'holster? La fondina? Manolesta? Cos'è? Dato borsetta a cuore. Spara un proiettile quando ricarichi. Ah! Caruccio. È caruccio. Quindi mi fa pensare che io non debba più ricaricare a vuoto. Allora, torniamo qua sotto e speriamo di trovare qualcosa che mi dia un cuore in giro, perché sennò è un problema. Salve Frank. Oh, è vero, spara un proiettile quando ricarico. Ah, figo. Boom. Nope. Ah, c'è anche un fantasmino. Ops. Quanti proiettili hai? Che cacchio. Cioè, è un caricatore da 700 proiettili. L'ho ricaricato, vedete. Il problema è questo. Allora, qui no, questo non è un mimic, questo si sapeva. Oh, sì. Sì. Abbiamo trovato l'arma per il boss. Di questo sono abbastanza sicuro. Questo è abbastanza facile. Sono sicurissimo che questa sia la stanza, l'arma da boss. Quindi, questo lo lasciamo andare. Anche questo lo lasciamo andare, dai. Vieni. Non davanti alla faccia, però. Ma è carino. Non è educato. Allora, andiamo a vedere intanto se qua c'è per caso. Io ci provo, nel senso. Comincio già a cercare. Poi ne parliamo. Ok. Abbiamo 11 munizioni. Possiamo finire. Questo cos'è? Motivo predicato un pro de angelo proiettile, ma fai un sacrificio di sangue sull'altare. Mi ci manca anche il sacrificio di sangue adesso, un attimo, eh. Prima arriviamo alla fine, poi ne parliamo, eh. Qua ci aspetta qualcosa di interessante. No, perché... Ah, però è già qua. Sì, ma non abbiamo le casse per farlo. Vabbè, io nel dubbio lo faccio, poi vediamo. Nel senso, giusto per divertimento, tanto è già qua. Chi se ne frega. Lo faccio for fun. Just for fun, solo per i fan, una scherzo. Era una battuta di un comico. Questo non c'è niente. Lì non ci può essere. Cominciando a pensare già dove possa essere la stanza segreta. Qui non può essere, vero? Potrebbe essere qua. Nope. Qui? No. Mi dovete spiegare per benino come funziona, perché io sì, mi sto impegnando cercando di capire, ma non ho ben capito del tutto ancora. Quindi ho bisogno, I need help, questo è poco ma sicuro. No, non è neanche qua. Qui non ci può essere. Può essere lì, anzi è probabilissimo che sia qui. No, non può essere la stanza del... no. Oh, io ci provo, No. Probabilmente nella stanza della cassa non può esserci. Sono quasi sicuro. Ok, abbiamo finito il caricatore. Non possiamo più farci nulla. Possiamo andare solo dal boss con l'incudinator e cercare di sfonnarlo così com'è. Do due cuori, mi sento abbastanza tranquillo. Magari se mi ricordo che ho i blank... Magari è meglio, ok. Buono sapersi che è. Boom. Non è che faccia tutto sto male. Ero convinto molto fosse molto più doloroso.
Nope. Oh, porca miseria, ho fatto un dodge non proprio tranquillo. Un attimo, no. Non volevo usarlo qua, eh. Non mi sarebbe, piaciuto evitarlo, ma forse qua posso evitarlo. Ops, 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 ops. A posto. Uno, due. Oh, no, 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 io didn't. Ah, tra l'altro anche se... Oh, no. È un pessimo momento qua. Ah! Ok. Colpito, non so come. Colpiscilo prima di... Oh, ok. Ok. No, no, è una buona arma da boss, l'Incudinator. Pochi cazzi. Allora. Questa è anche una arma carina. Però forse questa è più da... Io questa la vedo più da... da pulimento stanze. Sbaglio? Servite un po'. Io adesso farò... Lo farò spesso fino a quando non ho capito come funziona la cosa. Dirò, quest'arma secondo me serve per pulire le stanze. Voi mi dite... Nope! Ok, oppure... Ok, sì, bravo. Ecco, stai capendo, bravo, bravo. Stronzo complimenti. Questo secondo me è un'arma da pulitura stanze. No? Ditemelo. Lo provo subito, così almeno capisco se è un'arma da pulitura stanze o meno. Allora, dai, vediamo. Già il fatto che debba caricare mi turba. Eh no, però. Sto dodge così, vaffanculo, eh. Ok. Che miseria, non ci capisco niente così. Posso dire? Questa? Se è un'arma da pulitura stanze, mi è andato il cervello in pappa con tutto sto casino di roba. Oh porca, non riesco a capire qual è la mia roba e qual è quella degli altri. Questo non è bene, assolutamente. Ah, sì, è... non sono più convinto di quello che ho detto. A parte il fatto che vaffanculo, che stanza di cacca che ho trovato finora. Però, perché i proiettilini sono stronzi. Guarda che merda, ma... Guarda che stanze di cacca. Preso. Puffa. Oh, buongiorno. No, cosa mi ha preso? Vedete, non riesco a capire cosa mi prende. È un casino. Non sono sicuro. I'm not so convinced. Io me ne torno al mozze. Ragazzi, me ne torno al mozze. Arrivederci, eh. Ah, è passato di là? È arrivata all'altra stanza? No. No, no, mi trovo molto meglio col cane mozze, senza ombra di dubbio alcuno. Arrivo piano piano. Ciao. Mancato. Non importa. Tutto a posto, eh? Tutto a posto. L'ho mancato di un chilometro, ma tutto a posto. Ok. Ok, qua c'è una stanza... degli oggetti, praticamente ci vuole una chiave e che non ho, tra l'altro. Ciao. Oh cazzo. Ok, forse ho fatto bene stavolta. L'utilizzo della molotov è stata sensata stavolta. La carica attiva mi piace, mi fa molto ridere. Ciao e addio. Il mozze, boh. Tenendo conto del fatto che anche i nemici base, andando avanti, aumentano di danno. Il cane mozza incomincia già a essere non molto 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 utilizzabile in questo piano. Allora, ragazzo, ti pago 30, dai. E va bene. Io in realtà non l'ho fatto. Ah, mi vuoi dire che il coso mi è molto utile per il... anche per il giochino? Adesso faccio così. Che cazzo ho fatto? Sono un coglione. Un po', lo so. Faccio così è meglio.
Quindi se faccio il furbetto. Hai fatto il furbetto? No, ho fatto schifo. Non ho fatto il furbetto. Non è una cassa strafiga, però ha un oggetto che è una passiva. Anello del cartografo, piani familiari, che cos'è? A volte svela il terreno. Impossibile fare una mappa del Gungeon, almeno ora. Pare invece che un tempo, quando ancora era giovane, il grande cartografo Woban creò quattro grandi mappe di quattro piani del Gungeon, ma propriamente la adorava alla quinta e ultima mappa, i muri cominciarono a muoversi ed allora non hanno più smesso. E va bene. Andiamo così, sempre col nostro fidato Mozze, e andiamo. E via verso nuove avventure. Il negozio l'abbiamo già scoperto, vero? Vorrei colpire dietro. Impossibile, oserei dire, vero? Non potrei mai colpire dietro lì, vero? Anche perché ora non serve più. Quindi va bene. Oh. Ciao Frank, addio. Ah, buono. Doppiamente buono. Sì. Perché anche se ho spalato cacca sul cane Mozze, tutto sommato è ancora la mia arma di riferimento per svuotare la stanza. Questo è poco ma sicuro. Al momento, al momento. Finché non trovo qualcosa di nuovo. Perché magari avevo ragione, il fucile con lo cartografo, che cosa cavolo è. È particolarmente utile per svuotare le stanze, ma mi fa andare in pappa il cervello completamente. Completamente in pappa. Non riuscivo a capire cosa stavo facendo, dove stavo colpendo, chi stavo colpendo. Era un dramma. Un dramma. Il mio cervello stava andando completamente in pappa. Però magari fa abbastanza danni da poter dire, posso usarlo come arma per battere il boss. Forse. Adesso poi proveremo anche così. Proveremo anche così. Però abbiamo già un'arma per battere il boss, obiettivamente, quindi non so. Vedremo. Se in caso finisca il fucile, anche perché tra l'altro adesso con il fucile, vabbè, con lo spara incudini, abbiamo un incudine gratis, quindi è doppiamente interessante come arma. Ogni volta che ricarichiamo abbiamo un incudine che spara gratuita, quindi... Tanta roba, tanta roba. Infatti mi sorprende che comunque la ricarica qua sia un proiettile singolo. Non so perché. In teoria dovrebbe sparare una botta di canne Mozze intera. Non so perché. Butta caso che qua c'è qualcosa. Boom. Qua. Io devo ancora capire. Non ho ancora ben capito. O meglio, vabbè, magari non ho ancora guardato la stanza giusta. L'idea è giusta, ma non ho trovato la stanza. E quindi qua potrebbe esserci. No, a quanto pare no. No. Boh. Datemi delle buone idee. Datemi delle buone idee. Oh no. Allora. Potrei cominciare a usarlo per vedere come funziona. Eccolo lì. Ogni volta che sparo... No. No, però fa male, eh. Perché non è che non fa male. Che cazzo. Che sta accadendo? No, ogni volta che faccio... Che sparo con questa... Prendo un danno perché non ci capisco più niente. Quindi lasciamo perdere. Il negozio è qui. Abbiamo 66 monete. 66 bossoli, va bene, scusate. Ok, non c'è nient'altro che il negoziante. Con mezzo cuore che mi aspetta. Io mezzo cuore lo prendo comunque nel dubbio. Prenderei anche una chiave. Sì, prendiamo una chiave. Aspettate che mi siedo decentemente. Ad ogni run devo sedermi almeno in due modi diversi, perché sennò poi mi viene mal di schiena. Devo comprarmi una sedia un po' più figa, nel senso una sedia che non mi faccia venire mal di schiena dopo 10 minuti. Allora, qua non c'è altro che una cassa, vero? Ah no, sono due le casse, uguali.
e questa cassa è in culo ai lupi. Vabbè, andiamo a quella in culo ai lupi. Sembra quasi che me la faccia apposta di essere in culo ai lupi. Magari no, magari trolla, ma chi lo sa. Andiamo a vedere cosa c'è e apriamola, già che ci siamo. What is this? Tamburo lubrificato, ricarica più rapida. Sì, non c'è neanche bisogno di leggerlo, però magari dice qualcosa di figo. Per l'allora, no, riduce il tempo necessario a ricaricare l'arma. Nient'altro, ok, andiamo. No, usiamo quello che dobbiamo usare e andiamo direttamente dal boss. Poi magari c'è una chiave, metti caso che ti dà una chiave e siamo a posto. Prendiamo la nostra fidatissima lancia incudinator. Magari usiamo, nel dubbio, non so se serve, però ci provo. Sì, subisce, mi sembra subire, quindi bene. Mancato con l'incudine proprio, ma mancato in pieno. Non è un'ottima arma però per il discorso. Eccolo, maledetto me. Per il discorso proiettili. Oh vabbè, allora ditelo. Ah no, no, allora no, però. Allora un attimo, con calma. Con calma. No, però non è questo quello che voglio. No, dai, sul serio? E non sto usando i maledetti incudine, i maledetti blank. Che cacchio. Sono uno stronzo, lo so. Non so perché adesso ho questo vizio che non uso i blank. Perché non uso i blank? Perché non uso i blank? Perché ho paura, non voglio usare. Non so io perché. Perché sono uno stronzo, innanzitutto. Questo aiuta. Però, perché volevo tenermi un blank per la fine, ma non lo fare, non sei capace a trovare le cose. Ah, maledizione a me. Maledizione a me, tra l'altro, questa è un'arma da schifo. L'angela dell'angela. L'aquila del Gungeon. Non dovevo farlo. Tanto non ci serve ad altro che a cercare l'eventuale stanza segreta, che non c'è. No, non devo tenermi i blank mai. Poi al massimo li compro. Al massimo poi si comprano, non è un problema. Allora, andiamo a vedere. Intanto andiamo piano piano a vedere se c'è sta benedetta stanza segreta, che alla fine abbiamo fatto tanta fatica per. Tanto vale che la cerchiamo e la troviamo. Ma ridendo e scherzando, sto sprecando l'aquila del dungeon a botte di 50. Ma possiamo fare altrimenti se vogliamo trovare la stanza segreta. Porca miseria, sono scemo? A parte il fatto che perché sto facendolo, se posso far così, no? Giusto? Recuperiamo la nostra sanità mentale. Qua non c'è. Non capisco. Qui? Potrebbe essere qui? No. Sfacciamo questa. Junk. Vediamo dove può essere ancora. Può essere qua sotto? L'avrò già guardato qua? Ma chi lo sa? Non mi ricordo mica. Sì, io qua già ho già guardato. Ricordo di aver già guardato. Di aver già sparato qui. Dannazione, non capisco. Sì, qua ho già sparato. Oh, eccola qua. Ah, dimmi che c'è roba fuffa.
Beh, o sono tre. Oh, porco cazzo. Allora, con calma. Sono tre Mimic. Sono tre Mimic questi. Si muovono, vero? Minchia, come si muovono? Si muovono e come? Allora, un attimo, con calma. Calma, eh. L'ho ucciso? Ne ho ucciso uno? Sì, oh, ciao! No! Addio. Sei morto? No, non sei morto, ma quasi! Due. E questo può essere utile. Armuletto di magnetite. Tra l'altro ho perso il negozio. Scommetto di aver perso l'oggetto. Ah no, non è morto. Vieni di qua. Ho sbagliato. Ho sbagliato mira. Boom. Colpito. Ok, sei ancora vivo. Non più. Cosa c'è qua dentro? Fionda. Tutta la fionda. Che schifo. Carichiamo. Bah! Ok. Ho sbagliato mira. Perché mi ha cambiato l'arma? Qualcuno mi spiega perché ho cambiato l'arma? Io non ho schiacciato. Giuro non l'ho schiacciata. Devo scappare. Devo cambiare arma. Ok. Mi ha rubato. What? Ah, l'ho finito e quindi non è ricaricabile? Oh, che inculata, aiuto. Non si può riprendere, non si può riprendere. Se è finita è finita e basta questa. Non lo sapevo, il super liquidator. Mi sta trollando il gioco? Che? No! Io giuro non l'ho buttata, lo giuro. Lo giuro non l'ho buttata. Lo posso giurare. Non ho schiacciato niente che mi facesse buttare l'arma. Niente. Perché ce l'ho sul pad basso. E non l'ho usato. Lo giuro. Lo giurissimo. Non è che lo giuro. Oh porca miseria. Questa cosa non mi piace per niente. Cosa c'è nel negozio prima che mi metta a piangere? E costa troppo, vero? Potrei mettermi a piangere in questo momento. Ho perso l'inquinator. Ma giuro, io non l'ho premuto. Io ho questo tasto per il lancio. Questo. Ok. Non è possibile. Non posso aver sparato via niente. Mi ha spaventato e ho buttato via l'arma, a quanto pare. Però, cioè, non sapevo che succedesse. Che potesse succedere una cosa del genere. Devo controllare. Perché a un certo punto, boom, mi ha cambiato l'arma. Ma non mi ha cambiato l'arma, l'ho proprio buttata. Vabbè, fa lo stesso, andiamo avanti. Sarà una run complicata. Tra l'altro sappiamo cosa c'è in giro. Cioè, interessante. Sappiamo cosa c'è in giro. E la strada per arrivare alla cassa, nel minore dei modi. Questo cos'è? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Oh cazzarola. Chissà se riusciremo ad andarla a vedere. Oh porca. Via 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 via. Ciao. Via subito un blank perché mi ha rotto le balle. Che cazzo. Due blank perché mi ha rotto le balle. Ma è l'inferno. No. Torpo. È l'inferno in terra. La stanza è l'inferno. Questo gioco in questa run ha deciso di trollarmi, ho capito. Va bene. Porca.
non ci arrivo mai nella vita, quindi devo usare qualcos'altro. Useremo la Desert Eagle, vabbè, vieni qua, la Dungeon Eagle, quindi preso? No, ho preso anche me. È comparso qualcosa qua. E allora dentro. Andiamola a prendere. Ah, bastardo, 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 bastardissimo, veramente, veramente stronzo. E finisce malissimo qua, tra l'altro. Non ho più coso, è importante saperlo. Disagio. Che disagio. A questo punto andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Però ho paura. Cassa nera. Oh, non arriveremo mai ad aprirla. Dov'è il negozio? In culo. Non arriveremo mai ad aprirla. Che scazzissimo. C'era una cassa nera. Ma vi rendete conto? C'era una cassa nera. Vabbè, noi proviamoci. Noi proviamoci. Eroicamente entreremo in questa stanza e lo prenderemo nel culo. Però... ok. E fin qua ci siamo. Ok. Ok. Oh no, è anche super mega boss. Super maxi eroe anche. Vaffanculo. Dammi un cuore! Allora. Quante stanze? Troppe. Una, due, tre, quattro. Tre. Tecnicamente tre. Nah. Impossibile. Allora. Proviamo l'Hydro Mega Blaster. Non è niente, non è niente di utile. Però butta a caso con una botta di culo. Tanto non li fa niente proprio. Non li fa danni. Li spinge? No, li fa danni. Questo li tiene anacquati e quindi non subisco danni. Questo è buono già come cosa, però in questa stanza forse è particolarmente utile l'Hydro Mega Blaster. Oh no 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 no, ho avuto un momento di piena difficoltà. C'è di buono che c'è un range della Madonna e con l'esplosione è morto anche il è morto anche il cassone. Spara balle. Muori per piacere. Ok. Niente, non me lo dai mezzo cuore, vero? Mannaggia, mi mancava una stanza. Questa la potevo anche evitare, però ero troppo vicino, mi stavo preoccupando di quello corto da poter doggiare quello che stava per sparare, quello vicino a me. Vabbè ragazzi, bene, quindi ragazzi, andiamo avanti imparando. Adesso abbiamo imparato qualcosa sulle stanze segrete. L'importante, a me interessa, è che nelle puntate si trovi qualcosina di più ogni volta di più si scopra qualcosa di più, ci sia un po' di senso di progressione. E in questo caso abbiamo capito che si possono andare a cercare delle stanze segrete, magari avendo un po' più culo, perché di solito nelle stanze segrete ci sono cuori, scudi, munizioni, armi, non tre mimic, per dire. Il gioco ha deciso di trollarmi, arrivederci. Andiamo a vedere se con 6 monete facciamo qualcosa, così almeno poi ce ne andiamo in pace.
visto com'è andata. Qua cosa c'è di bello? 12, 5, 6. Prendiamo l'attacco aereo una volta per tutte. Ho detto che vendo all'ingrosso, non che faccio beneficenza. Almeno me lo tolgo subito. L'attacco aereo non lo scoppia, non possiamo sapere che cos'è. Vabbè, ok, va bene. Quindi, se vi è piaciuto il video cliccate mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Scusate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Condividete con persone che può interessare questo genere di cose. Gli indirizzi per contattarci sono qui in alto a sinistra. Contattarmi sono qui in alto a sinistra. C'è anche Reddit, Reddit dell'Indiebang, reddit.com/r/indiebang, con le vostre immagini meravigliose, fantastiche, stupende, vi adoro. E poi una wiki con nostre curiosità, curiosità sull'Indiebang, e anche una, l'elenco di tutte le live. Orari e giorni delle nostre live, finora sono 4, poi quest'estate vi promettiamo molte più live per molti più giorni di delirio assoluto. Quindi ci vediamo alla prossima puntata, scusate se è una puntata un po' più corta, ma abbiamo scoperto qualcosa di più, dai, almeno, perlomeno, ta-ta!